questo nuovo superbo edificio che la Federazione dei Fasci di Combattimento ha costruito per i figli del popolo sorge a 950 metri sul livello del mare, in una delle più belle e ridenti località della provincia. La colonia, che è capace di ospitare 450 balilla per turno, possiede un campo sportivo e una piscina alimentata con oltre 300.000 litri di acqua al giorno. Salve a tutti ragazzi e benvenuti noi TP. Oggi siamo alle colonie di Rovegno e stasera andremo insieme a SIP e gli SHT. Siamo adesso all'indagine, ci dividiamo in tre gruppi. Io e Andy e poi altri. Ma si fa così, voi a destra, va, primo piano, voi all'ultimo a destra e noi al primo a sinistra. Dai, così siamo voi totalmente distaccati. Vai, dopo. Sentito? Qui Sì. Si sta avvicinando? Venite più vicino. Siamo qui per voi. Possiamo aiutarvi se volete. Dovete solo farcelo capire in qualche modo. Potresti ripetere questo rumore? Non abbiate paura.
Noi vogliamo solo parlare. Magari tenervi un po' di compagnia, dato che sarete qui da tanti anni e soli. Volete giocare al nascondino? Sì. Dal 44 al 45 sappiamo che qui sono successe tante atrocità. Sono stati fatti prigionieri di tante persone e sono stati fucilati e poi sepolti in fosse comuni intorno all'edificio. Se qualcuno è rimasto qui, mi può rispondere? Sì. Sì, ma non so i botti. Ma sono madre, magari sono. Così tanto. Ce l'avete con la torcia, per caso? Che c'è? Passi, lì in fondo. Cosa? Passi, lì in fondo. Non voglio leggere così. Sì? Mentre parlavo? Lo vedi quello strumento che è appoggiato per terra? Se ti avvicini, brillerà. Non aver paura, non ti farà del male lo strumento. Ci darà conferma della tua presenza. Prova. Ragazzi, siamo nell'ultimo piano della colonia, siamo con Federico e Manuel e adesso cercheremo un approccio all'entità con il K2 che, essendo in una località di bosco, diciamo, non subisce interferenze, anche perché altrimenti lampeggerebbe di continuo. I telefoni sono stati spenti perché la ricezione di un messaggio potrebbe alterarne la funzione e adesso noi partiremo con delle domande mirate. Questo è un posto, come dicevamo, in cui sono successe delle cose nel fine della guerra, nel 45. Prima abbiamo sentito dei lamenti nelle scale, ci diceva Francesco. Anche belli nitidi. Dei lamenti, sì, c'ero anch'io. Solo che eravamo a telecamere spente perché era durante il sopralluogo. Ora chiediamo all'entità se c'è qualcuno può manifestarsi avvicinandosi allo strumento con la lucina verde, qualche entità legata a questo posto, o magari anche fare un rumore o un verso. Che state, la senti pure te? Sta roba strana? Sembrava venire dal bosco. Beh? Però se non sbaglio nel bosco... Poteva essere anche un animale. Sì, sì. Da quanto ho capito sono stati sotterrati dei corpi nel bosco. Sì, qui davanti alla scuola. Sono stati uccisi, se non sbaglio. Infatti, se si ascoltano delle cose dal bosco è comunque molto inquietante. Anche se... Anche volendo non si può andare al bosco perché diluvia. Certo. Sarà difficile questa. Adesso sarà difficile perché. Sì, perché se pioveva lo spox si poteva fare. No, più che altro, vabbè, quello si può fare, però più che altro le voci non le sentiremo mai. Se vuole può anche fare un rumore. Un rumore bello forte, così riusciamo a sentirlo e a distinguerlo dall'ambiente esterno. Anche alle mie spalle, se vuoi. Tanto non ho paura di te. Né noi, né vogliamo farti niente, quindi... Diciamo che puoi presentarti a noi. C'è qualche bambino in questa struttura?
qualche bambino che alloggiava qua durante l'estate. Chiunque ci sia qua può fare un rumore, per favore. Là dietro? Dove c'è la cappella? Sei nella cappella? Quel che è rimasto dalla cappella? Ti puoi avvicinare a noi per piacere? I vostri corpi sono ancora qui intorno? Purtroppo l'audio del Tascam verrà distrutto da, sì, dalla pioggia. Sì, riesco comunque a filtrarlo. Lo so. La pioggia e il vento si sentono tantissimo. Sì, quello si sente. Però se disturba la... anche una frequenza, comunque una frequenza molto alta, c'è poche basse. Possibile che si sta scaricando già così? Guarda. Diciamo. Io sono a casa tua. Faccio da 6 minuti. Cioè? Batteria? Sì, diciamo. E c'ho power bank. Ragazzi, non so se si tratta di anomalia, ma... Sì. C'è la batteria che è praticamente... Aspettate. C'è la batteria che ha una tacca sola ed è accesa da 7 minuti. Strano. Veramente strano. Guarda la telecamera, oh, vai, Francesco, vai, vai. Se c'è quasi completamente scaricata. Sì, sì. Per far luce. Per quanto riguarda K2 ancora fermi anche noi, Il bagno. Il bagno. Qua va le docce. Docce. Qualche ragazzo? Qualche ragazzo qui con noi? Cos'hai detto? Fede? Ciao, ho sentito voce di una donna. Vero? No, da dove? Erano le ragazze che parlavano. Ma dove siete voi? Siete ancora legati a questo posto? Ci fate capire se siete qui con noi? Ho sentito proprio... Sembrava tipo... Sì. Allora, prima che sentivo quella voce da donna. Non so se è tipo come se vuoi attirare attenzione. Sì, infatti. Quella voce femminile potrebbe essere dell'altro gruppo, ma quella, quel era vicino. Io spero che l'abbia preso il Tasca. Quel era vicino, io spero quantomeno la telecamera, perché proprio orecchio nudo l'ho sentito. Anch'io. Non era a bassa frequenza, veramente era orecchio nudo. È alta frequenza questa, come se è alta frequenza. Non è più di classe A, cioè. Se non girate di spalle. Cioè, non l'abbiamo fatto noi, è impossibile, perché voi eravate tutti davanti a me. Sì, sì. Infatti ho guardato voi... subito per sentire. Ma
Che spavento! Che ha detto? Adesso cosa ha detto, Fede? La videocamera ha disturbi in continuazione. L'ho spenta, riaccesa e continua. Com'è possibile, scusa? Ti giuro. Prova a staccare la batteria e inserirla. Se non ti riesci, fatti aiutare. E allora no. Cos'era? È un tonfo. Sto registrando? Boia. Fede, ci sei? Ragazzi, se si illumina il capo 2 è perché è l'interferenza della, sì, della radio. Esatto, non so cosa è, perché non lo fa di continuo. Ho già spento di accendere. È strano, perché la batteria, cioè, è come se mi lampeggia e che scarica, cioè, sembra che sia scarica. Allora, fai una cosa, stacca la batteria, chiudi la videocamera, riapri la videocamera e mettici la batteria. Oltre ad essere dei prigionieri di guerra, so che qui è stata anche una colonia per una specie di monastero, una cosa del genere. C'è rimasto qualcuno, qualche monaco, o magari che ne so, qualche prigioniero di guerra. Chiunque ci sia qui può farsi sentire, per favore? O magari avvicinarsi a questo strumento. Una stanza qui. Questa che dice? C'è qualcuno? Potrebbe dire il suo nome, per favore? Possibile avere il sonoro che stavo finito? Qua, davanti, eh. Ho visto, ho andato a camion. Me ne ghiacciare, una volta ho visto, ma ho finito. Bravo. Bravo, strano. Strano, bravo. Quanti anni hai? Uno! Mi ha risposto! No, aspetta. Ho detto uno, ma la voce non si è sentita. Era una voce in fatto. Fai dire uno. Appunto, sei in quanti siamo in tutto in questa stanza? Qualcosa. Ok.
Sopra c'è qualcuno? Sei sicura? Sì, sì, guardalo. Bene. Perfetto. Sai cosa ti dico tipo... un coso così. Guardalo. Magari sei un insegnante, un istruttore, un educato bambini. Bravo. Elettronico. Devi chiuderla qua, per ora. Grazie di aver parlato con noi. Lo abbia fatto. Ma questa è la radiolina? Da quanto è che siamo su adesso? Sono 40 minuti. Sono 40 minuti di passa. Dobbiamo valutare se mescolarci di nuovo o rimanere. Magari era. Va bene, se tra 20 minuti ci ritroviamo tutti, ci mischiamo ancora. Va bene, a dopo. Alle 3, eh? Va bene. Possibile che non c'è nessuno disposto a parlare con noi? Non siamo qui per perdere tempo. Con tutto quello che è successo qui, nessuno è disposto a darci un segno. Se volete lasciarci un messaggio al momento giusto questo, eh? Senza paura, non vogliamo farvi del male, vogliamo solo documentare che in questo luogo ci sia ancora qualcuno che gira. Se hai bisogno di energia puoi prenderla dalla strumentazione. O volendo, se volete anche da me, vi autorizzo. Non la vuoi, non vuoi che la tengo in mano? La ripoggio qua? Ti piace? Andati da tre, ma è successo del genere? Per questo? No, come succede spesso? Ci hanno detto l'hotel più famiglia da questo. All'hotel del matto. Ah. Di qualcosa? Cosa se c'è la mano non lo fai più? Posso? Ci vuoi dire qualcosa ancora su Ario? Perché ultimamente spesso quando mi fanno queste cose.
lamenti? C'è una donna allora? Calda lì, sì, è lì, la mezzanotte, allora, alle tre dopo. Sta registrando? Sì, sì. Se penso che cioè, io ne, sono scettico su questa cosa. Ma sì, ma anch'io. Però effettivamente abbiamo notato anche noi che da mezzanotte in poi, cioè prima mai niente, da mezzanotte in poi ci sia qualcosa. Però quando... Senti tu? Hai sentito anche te? Era qui era comunque. Ci rivistiamo almeno così personalmente, sia con te, con lui, non so. Ci rivistiamo. Poi non so molto di quanto è bravo Federico di Dito, l'avete sentito ragazzi? Sì, sì. Mi ha fatto cortesino. Sì. Ragazzi, adesso ci riuniamo a K2. Per adesso il K2 non si è mai illuminato. A parte durante la sessione con box, è vero, ha fatto dei piccoli cenni, il K2 è portato lì sulla finestra, ha fatto una tacca, ogni tanto andava. Sì, niente Fede.